Buongiorno a tutti, sono Massimo dell'Atletica Tor Tre Teste e benvenuti a un piccolo appuntamento su alcuni esercizi che riguarderanno una parte del nostro corpo molto importante, che sono i nostri piedi. Per fare questo utilizzerò una pallina, una bacinella e alcuni calzini. Per i più bravi anche delle mollette. Prima di fare tutto questo, chiaramente abbiamo bisogno di alcuni minuti di attivazione per aumentare i battiti del nostro cuore, ok? Ci prepariamo prima con qualche andatura sul posto e poi riprendiamo queste cosette che vi ho appena fatto vedere. Cominciamo con della corsa. Tutto questo circa 5 minuti, facciamo un po' di skip, viene al martello, calciata, pinocchietto, gambe belle tese, ginocchio bloccato, doppio pulso, prima gamba, stella al bastoncino. Ok, anche in avanti. Eseguite questi esercizi per circa 5 minuti e vi riposate un pochettino. Quando siete pronti passiamo alla parte centrale della nostra lezione. Come vedete gli esercizi vanno eseguiti a piedi scalzi. Primo esercizio che conoscete già molto bene per chi fa atletica nella nostra pista qui a Tor Tre Teste, è la rullata del piede. Prima tallone a terra, tutta la superficie del piede, alterno e utilizzo le braccia. Ok? Lo ripetiamo, vado un po' più indietro, lo ripetiamo diverse volte, 2-3 volte. Mi raccomando, spingete con i piedi, eh? Un altro esercizio molto simpatico. Da giraffa, braccia belle distese in alto e camminiamo sulle punte. Mi raccomando, lentamente. Torniamo indietro. Lo fate 2 volte questo esercizio. Mani sui fianchi, camminiamo sull'esterno del piede. Mi raccomando, lentamente. Ok. Torniamo sempre indietro, non abbiamo bisogno di tantissimo spazio. Questa volta camminiamo sull'interno del piede, ok? Piano piano. Sembrano esercizi strani ma molto utili per rafforzare le nostre articolazioni. Un altro esercizio molto simpatico, sempre mani sui fianchi, camminiamo sui talloni con le gambe tese. Gambe belle tese, ginocchio bloccato. E torniamo indietro. Ragazzi, questi esercizi io li faccio vedere una volta sola, ripeteteli per 2-3 volte, ok? Sempre lentamente, recuperate se siete stanchi. Che cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere quegli oggetti che vi ho mostrato prima. Iniziamo da un calzino. Mettiamo il calzino a terra, prendiamo il calzino, tiriamo e lo afferriamo con le mani. Di nuovo tiriamo e lo afferriamo con le mani. Mi raccomando, utilizzate sempre tutti e due i piedi. Piede sinistro, tac, e prendo il calzino. Piede sinistro in alto e prendo il calzino. Facciamo la cosa più difficile, mettiamo la bacinella davanti a noi. Prendiamo il calzino, afferriamo il calzino e lo tiriamo all'interno della bacinella. Lo riprendiamo, calzino, e lo tiriamo all'interno della bacinella. Stessa cosa con l'altro piede. Calzino, dentro la bacinella. Prendiamo il calzino e lo tiriamo all'interno. Ah, questa volta non ho fatto centro però. Ok, stessa cosa possiamo fare utilizzando una pallina. Prima facciamo degli esercizi. Sempre a piedi nudi. Tallone, pianta, punta. Mi raccomando, lentamente,
Rivedete questi esercizi sempre diverse volte. Io faccio una cosa solo dimostrativa, ma voi dovete farlo per almeno 2-3 volte. Alterniamo sempre il piede destro, il piede sinistro, lavoriamo sempre con tutti e due gli arti. Facciamo questo esercizio, potete farlo con una palla un po' più grande, con una pallina da tennis. Ok? Stessa cosa. Prendiamo la pallina, ci avviciniamo al secchio. Che cosa facciamo? Tac! All'interno del secchio o della bacinella, come preferite. La riprendiamo. Pallina tra i piedi. Ci concentriamo, vediamo la bacinella, tac! E facciamo canestro, è anche molto divertente. Per i più bravi, chiaramente, le difficoltà aumentano, ci allontaniamo un po' di più. Non so se sarò così bravo, eh. Oh, ci sono riuscito. Oh, l'esperienza vista a volte torna utile. Per chi è ancora più bravo, mi allontano ancora di più, quasi impossibile. Tiro da 3 punti. Potete farlo come gioco, 10 punti vicino, 20 punti un po' più lontano, 50 punti come quando facciamo il salto in alto. Hop! E 50 punti purtroppo non ci sono riuscito. Provateci voi però, eh. Ok? Un altro giochino che potete fare dei balzi tenendo la pallina stretta dai piedi. Hop! Hop! Avanti! Ok? Laterale, all'indietro, ok? Incrociate, 1, 2, 3, 4, cercate di controllare sempre il calzino, la pallina, la molletta. Per i più bravi possono provare con l'orologio di papà, no scherzo, l'orologio no. Ok, per finire la lezione, ripeto, fate questi esercizi tantissime volte, più li fate più imparerete. Possiamo utilizzare, metto a posto la pallina, un po' faticosa, un bel palloncino, ok? Ci mettiamo seduti, prima lo facciamo con il sedere a terra e proviamo a palleggiare col ginocchio, con il piede sinistro, destro, testa e poi per i più bravi, tac, solleviamo il sedere. Ginocchio, ginocchio, piede, piede, ginocchio, interno del piede, ginocchio, interno, ginocchio, testa, op, spalla, piede, ok? Fate questo giochino, anche le mani. Un altro giochino che potete fare, sollevandovi da terra, lanciate il palloncino in aria, fate un giro, lo riprendete, colpite, giro, sempre con tutte e due le mani, palloncino anche dall'altra parte, via, palloncino, e proprio per i più bravi anche doppio giro. Ok ragazzi, questa è stata una lezione molto breve, ma spero che sia molto divertente e che vi aiuti a passare il tempo in questo periodo, diciamo, particolare. Vi aspetto presto alla pista e ringrazio tutti quanti di avermi seguito, mando un bacio a tutti, grazie.